Buon pomeriggio a tutti, aspettiamo un pochino di secondi per consentire a più persone interessate a questa diretta di poter partecipare, di poter anche interagire così come facciamo sempre. Quest'oggi affrontiamo una vertenza molto importante, una vertenza che va avanti da tantissimi anni con degli aspetti e con delle dinamiche che si sono sviluppate ovviamente a seconda delle circostanze. Negli ultimi giorni si sono susseguiti una serie di incontri, una serie di tavoli al Ministero del Lavoro, con le rappresentanze sindacali, con questa grossa azienda, questa multinazionale americana, che è presente a Marcianise da tempo, da anni, e che ha oltre 540 persone alle proprie dipendenze. L'oggetto del contendere è stato, diciamo, c'era già in atto una interlocuzione per cercare, diciamo, di trovare delle soluzioni agli esuberi che erano stati dichiarati da questa azienda, da questa multinazionale. Jabil è una multinazionale americana che produce, delle componenti e circuiti elettronici in tutto il mondo. Quindi parliamo di un colosso presente in tante parti del mondo. Aveva dichiarato esuberi e in questo momento storico difficile che l'Italia sta attraversando, che il mondo sta attraversando, perché siamo ancora nel bel mezzo della pandemia, dell'emergenza, pian piano ne stiamo uscendo, però siamo ancora all'interno della fase 2, quindi sono in vigore anche ancora oggi delle norme che sono state predisposte dal governo a tutela delle persone, tra questi il blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto. Ebbene, questa multinazionale ha dichiarato invece, dopo aver avuto accesso, dopo che appunto ha usufruito in questi giorni, in questi mesi, degli ammortizzatori sociali, della cassa integrazione legata al Covid, tuttavia però ha dichiarato il licenziamento di 190 persone. Questa cosa ha scosso, diciamo, il mondo ovviamente dei lavoratori, si sono susseguiti scioperi e presidi, ancora oggi a tuttora c'è un presidio che è permanente, e le rappresentanze anche sindacali ovviamente si sono attivate insieme alla politica, insieme al ministro Catalfo, che è in prima linea e sta seguendo in prima persona questi tavoli, insieme anche al sottosegretario Todde del Movimento 5 Stelle del Mise. E con noi oggi abbiamo Vincenzo Russo, che è segretario nazionale del sindacato autonomo FAILMS, e abbiamo Antonio Viggiano, che è la RSU del sindacato FAILMS per quanto riguarda Jabil. Io darei in primis la parola a Vincenzo Russo, perché in qualità di rappresentante ha preso parte a questi tavoli lunghissimi, si parla di 73 ore consecutive di interlocuzioni, insomma, per cercare di capire un po' e trovare una quadra per bloccare questa situazione. Do la parola a Vincenzo. Prego, Vincenzo, ciao. Ciao Gennaro, grazie per l'opportunità di mettere in evidenza sulla tua pagina questa problematica che stiamo vivendo sul nostro territorio, che praticamente lo possiamo definire un dramma sociale perché 190 licenziamenti sono in questo momento particolare storico del nostro paese veramente un dramma, veramente una situazione che mette le famiglie delle persone che hanno avuto la lettera e anche dei colleghi che non l'hanno avuto in grande difficoltà. Io cerco di essere brevissimo perché la Jabil viene già da un reindustrializzazione e reimpiego e quindi da una fase di criticità e di crisi aziendale. A giugno 2019 le apre questa procedura di licenziamento collettivo di 350 persone su 700, che però devo sottolineare che già non rispettava un piano industriale precedente che prevedeva la saturazione di 600 lavoratori su 850. Lei neanche alla fine di quel primo piano di reindustrializzazione, di reimpiego e quindi di ristrutturazione per far
decollare l'azienda con 600 dipendenti, facendone uscire 250, lei non finisce neanche questo periodo e riapre una nuova procedura di 350 esuberi su 700. Ovviamente da giugno 2019 si sono fatti incontri, siamo riusciti a portare l'azienda fino a novembre con gli ammortizzatori sociali per tentare di trovare delle soluzioni per i 350. A novembre l'azienda non risponde più a quelle che sono le normali relazioni sindacali e quindi in Regione Campania si firma un verbale di mancato accordo per i licenziamenti collettivi per i 350. Noi ovviamente non eravamo d'accordo, volevamo la volontarietà, volevamo costruire una serie di percorsi che mettevano il lavoratore in sicurezza, ma l'azienda decisa sul suo percorso diciamo di taglio dei lavoratori non è disponibile a fare un accordo in Regione Campania e quindi ci avviamo verso il mancato accordo. Praticamente da novembre fino a marzo, a febbraio-marzo siamo andati avanti con gli ammortizzatori sociali fino a quando non c'è stato il momento che l'azienda doveva licenziare. Abbiamo tentato in tutto e per tutto, abbiamo fatto manifestazioni, siamo andati per strada per tentare di scongiurare questi licenziamenti, ma l'azienda era decisa a fare questi licenziamenti. Poi purtroppo è subentrato il Covid, la pandemia che ha colpito un poco tutti. E quindi noi avevamo chiesto all'azienda di soprassedere ai licenziamenti, visto che c'era l'opportunità di poter usufruire delle 9 settimane che il governo aveva messo a disposizione per evitare i licenziamenti nel periodo di Covid. E con il nostro ultimo appello, a fronte anche di mobilitazione, siamo riusciti a portare a casa queste 9 settimane che ci hanno dato un attimino di ossigeno per valutare un po' cosa si doveva fare. Cosa si doveva fare? Si doveva cercare di trovare tutte le strade possibili per il riempiego in altre società, la possibilità che i lavoratori potevano uscire con esodi incentivati, sempre volontari, e quindi vedere alla fine di queste 9 settimane qual era, diciamo, il risultato, per valutare ulteriori possibilità, se venivano avanti ulteriori possibilità. Ebbene, arriviamo ai giorni nostri, a 3-4 giorni dalla fine delle 9 settimane, noi pensavamo, come era logico, visto che era intervenuto il governo a dire che in Italia non si poteva licenziare fino al 17 agosto e quindi inseriva ulteriore cassa integrazione per altre 5 settimane, più altri strumenti di sostegno al reddito e più altre 4 settimane che possono essere usufruite dopo agosto, pensavamo che l'azienda ci convocava per valutare questa opportunità, visto che lo Stato italiano aveva, diciamo, vietato i licenziamenti, dando, gli ammortizzatori sociali, quindi le aziende non pagavano niente, non era un problema di sostenibilità aziendale. Ebbene, l'azienda non si fa sentire. Noi ci preoccupiamo perché il non farsi sentire poteva significare proseguire i licenziamenti. E di fatto così è. Noi convochiamo l'azienda, riusciamo ad avere un incontro il giovedì prima del martedì dove partivano questi licenziamenti e l'azienda ovviamente a quel tavolo di fronte alle organizzazioni sindacali. Ovviamente sempre in videoconferenza per gli ovvi motivi, l'azienda a quel tavolo ci dichiara la sua volontà a non usufruire delle 5 settimane e a procedere con il licenziamento. Tutti i nostri sforzi per fargli capire che stava andando contro la legge italiana, ma gli americani, a detta dell'amministratore delegato, diciamo, era quello il mandato che gli avevano dato. A quel punto ci attiviamo con le istituzioni locali, ci attiviamo con tutti i nostri canali possibili e diciamo veniamo convocati di sabato, visto che il martedì c'erano i licenziamenti, veniamo convocati di sabato il 23 alle ore 12
dal ministro Catalfo, che presiede personalmente il tavolo, è in collegamento con il sottosegretario Todde del MISE, del Ministero delle Attività Produttive, che ha seguito tutta la nostra vertenza dai tempi. E quindi praticamente facciamo questo tavolo che parte sabato e si conclude lunedì. Quindi un tavolo di 72 ore dove praticamente svisceriamo tutte le questioni. L'azienda Giavi dà un atteggiamento di forte diciamo, contrapposizione a quelle che sono le proposte che vengono fatte a tavolo. Tanto è vero che si disimpegna completamente di tutti gli accordi, sia degli accordi di reimpiego, degli incentivi, sia sulla questione dei diritti sindacali che noi avevamo già concordato al MISE, che i lavoratori passavano in altre aziende mantenendo gli stessi diritti. Si disimpegna su tutto e addirittura praticamente dice che lei continua questo processo di licenziamenti perché 190 esuberi praticamente sono conclamati da una vita e quindi lei non poteva ritornare sui suoi passi. Quando gli viene detto dal Ministero e dalle organizzazioni sindacali che era necessario fare una riflessione perché c'erano le 5 settimane e perché i licenziamenti erano illegittimi rispetto al decreto Salva Italia, l'azienda Agibile fa una proposta irricevibile perché dice sono d'accordo a ritirare i licenziamenti solo se le organizzazioni sindacali già da adesso mi firmano che il 17 agosto si fa un esame congiunto per i licenziamenti collettivi che duri solo 6 giorni e che mi danno un parere favorevole e quindi io il 24 agosto procedo ai licenziamenti. A questo punto interviene anche il Ministero che gli fa comprendere all'azienda che quella sua proposta è una proposta che non può essere ricevuta perché va contro le leggi italiane e contro le normative europee. I licenziamenti collettivi hanno una procedura che dura 75 giorni, che c'è una fase sindacale e una fase amministrativa, e che non si può andare al di sotto di di questo tempo. C'è una quasi rottura, anche il ministro cerca con i tecnici di trovare una soluzione e si propone all'azienda la possibilità di fare un esame congiunto dal 17 agosto utilizzando soltanto il periodo sindacale senza utilizzare il periodo normativo. Quindi diciamo che da 75 giorni potevamo passare a 45. A questo punto tutti eravamo d'accordo per firmare l'accordo. C'era la Regione Campania che era d'accordo a firmare l'accordo, c'erano i due ministeri d'accordo, tutte le organizzazioni sindacali, i lavoratori. Avevamo fatto anche assemblee con i lavoratori quella notte per spiegare passo passo la vertenza a che punto stava, ma l'azienda si ritira. E quindi da quel momento in poi noi ci troviamo in una situazione dove sappiamo che il governo sta in contatto con la multinazionale americana per trovare per riportarli al tavolo, ma al momento non abbiamo ufficialità di tutto questo e ovviamente i lavoratori stanno, l'azienda è bloccata, stanno in presidio permanente, le attività sono bloccate e questo mette anche in discussione quello che potrebbe essere il futuro del 350 in Giabil, perché la nostra domanda in queste 72 ore, anche sui 350, eventualmente trovavamo una soluzione per i 190 esuberi, cosa sarebbe Cioè, quelle che successo rimangono poi all'interno dell'azienda, perché sono 540 persone, 190 che sono oggetto di questo licenziamento e 350 che resterebbero poi lì, voglio dire. Esattamente. E su questi 350 il responsabile americano della multinazionale è stato chiarissimo e netto dicendo che il Covid ha colpito tutto il mondo e ha colpito anche, diciamo, non ha escluso Marcianise.
E quindi praticamente diceva che dopo ci dovevamo rivedere per valutare l'impatto del Covid sul mercato e quindi su quelle che erano le attività di marcenaria. Quindi io per chiudere questo mio intervento voglio dire che per noi dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per far ritirare i licenziamenti, per far sì che i 350 più 900 più 190 diventano di nuovo 540 e che il problema è dei 540 e ci prendiamo il tempo che la legge ci consente di poterci prendere per tentare di trovare delle soluzioni condivise. Perché poi, ultima cosa e mi taccio, perché poi anche la procedura non è che è stata limpida. Noi registriamo una serie di situazioni strane rispetto a quelli che sono stati i requisiti per individuare i 190. Crediamo che ci siano delle irregolarità. Ovviamente abbiamo anche per questo attivato tutte le organizzazioni sindacali, i loro uffici legali, perché ovviamente abbiamo la necessità di capire anche la procedura che è stata attuata in maniera corretta rispettando i requisiti che prevede la legge. Quindi c'è una situazione molto difficile e complicata che Molto secondo noi, complessa, sì, come situazione molto complessa. va gestita con serenità, riportando i lavoratori in azienda e prenderci tutto il tempo che la legge ci consente con gli ammortizzatori sociali. È chiaro, grazie Vincenzo. Io volevo però capire un attimo una cosa, spiegarla, per far capire pure a chi ci sta seguendo un po' la situazione. Prima dell'annuncio dei 190 licenziamenti. C'era un percorso costruito per cercare di trovare, diciamo, una ricollocazione degli esuberi, ricercando sul territorio anche già delle aziende. C'erano già delle persone, dei soggetti che si erano fatti avanti, insomma, per accogliere questo personale che era stato già considerato esubero prima del Sì, licenziamento, quindi il Covid, licenziamento e questo contrasto, come diceva Nicola Di Vico. È inconcepibile che le multinazionali, essendoci anche delle normative, possono fare quello che vogliono anche contro legge. È naturale che se una cosa viene messa in campo contro legge è oggetto di impugnazione pure a livello legale, perché ma poi questo è il lavoro degli avvocati. Sì, voglio prego, chiarire Vincenzo. questo aspetto perché ringrazio Nicola per la domanda perché è un aspetto delicato, ma credo anche abbastanza semplice. Allora, noi ci troviamo che i 350 esuberi sono diventati 190, quindi vuol dire che 160 lavoratori hanno utilizzato gli strumenti messi in campo, che sono l'uscita volontaria e il riempiego. L'uscita volontaria e il riempiego erano degli strumenti incentivati, c'era un incentivo economico che l'azienda adesso si è disimpegnata praticamente, però quei 160 che sono usciti hanno preso questi strumenti. Faccio una piccola parentesi perché noi viviamo il territorio, poi Antonio può essere ancora più chiaro su questo. In verità, perché è rimasto uno zoccolo duro di 190 persone? Non perché i lavoratori non se ne vogliono andare da Giavil, perché questa è una cosa che dobbiamo sfatare. Diciamo che i lavoratori che sono andati via hanno rischiato e stanno rischiando in progetti industriali che sono start-up. Quindi mettiti anche nei panni di chi ha la necessità di trovare una soluzione che non sia proprio quella come Jabil, ma che abbia almeno un po' di sostenibilità. Purtroppo le aziende che hanno partecipato, che si sono rese disponibili a questo processo di reimpiego, molte aziende non è che avevano l'immediatezza della ricollocazione e quindi c'è stato anche un attimino di difficoltà da parte del lavoratore che doveva scegliere dove andare. Poi, quindi io sgombrerei il campo che i lavoratori non vogliono andare in un'altra azienda. Io direi che ci dobbiamo impegnare di più a fare arrivare aziende che hanno dei progetti Affidabili, affidabili nel senso molto buono, più che concreti, abbiano molto più una concreti. strategia.
Esatto, molto più concreti. E poi c'è un altro aspetto, l'aspetto del licenziamento e delle leggi. Noi siamo in uno Stato, voglio dire, tu me lo insegni, in una democrazia, quindi il potere legislativo non può fare quello che fa il potere giudiziario. Quindi è chiaro che nel momento in cui un soggetto, che sia una multinazionale o che sia un soggetto privato, nel momento in cui non rispetta una legge dello Stato italiano, non è la politica che può imporre a quel soggetto di non applicare quella sua decisione, ma è il giudice. Quindi è chiaro che nel momento in cui Giavil dichiara di andare avanti, indipendentemente che la legge non glielo consente, noi siamo obbligati a fare un ricorso, quindi ad impugnare quel provvedimento tramite il giudice. Non è la politica, purtroppo, che ha Certo. gli strumenti per poter far ritornare indietro l'azienda, ma è il potere giudiziario. Quindi, questa è una cosa che i lavoratori dicono: no, ma è mai possibile? Noi stiamo tentando, con tutti i nostri canali sindacali, di tentare di riportare l'azienda al tavolo. Ma se l'azienda al tavolo non viene, non è la politica che può dire: i licenziamenti sono illegittimi e non li puoi fare. La politica può dire: i licenziamenti sono illegittimi e non li puoi fare, e si ferma lì. Poi chi gli deve fare, voglio dire, chi deve mettere sentenza, purtroppo non è la politica, ma è la giustizia italiana che Si può impugnare, giustamente, c'è la strada giudiziaria, diciamo. va coinvolta con i ricorsi giudiziari. Solo per precisare quanto ci scriveva Raffaele Cepparulo, l'affidabilità, ovviamente le 190 persone sono disponibili a valutare anche questo passaggio con altre realtà, se però queste realtà vengono ai tavoli con dei piani anche industriali che possano dare una certa affidabilità sul futuro, perché ovviamente già questa situazione di oggi ingiabile e travagliata, loro cercano semplicemente, diciamo, che vi sia un passaggio pure, ma con delle, diciamo, con delle prospettive diverse, che non siano sempre, diciamo, di continuo precariato per quanto riguarda la stabilità, perché ognuno cerca di raggiungere quella serenità che può darti soltanto un lavoro stabile e dignitoso. Io passerei, ringraziando Vincenzo Russo, che lo ricordo, il segretario nazionale del sindacato FILMS, passerei la parola alla RSU dell'azienda, della FILMS, che è Antonio Viggiano, per capire un po' anche quello che si sta mettendo in campo nell'azienda con i lavoratori, insomma, la protesta. Ciao Gennaro, saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo. E sì, anche nel passaggio che diceva prima l'amico Cepparulo, alle reindustrializzazioni, se con aziende affidabili, oltre ai 190 che risultano ancora esubero ingiabile, probabilmente la Giabil dovrebbe assumere. Perché ci sono stati passaggi con alcune aziende un po' più solide, dove Giabil stessa ci ha limitato i colloqui e la partecipazione alla reindustrializzazione. Tornando invece allo stato attuale, ci sono 100. C'è un ritorno? C'è un tuo ritorno in pratica. Parli e si Non sente c'è due più. volte. Non c'è più, non c'è più. Si è Ah, tolto, ok. vai. Allora, dicevo che tornando ai 190, noi effettivamente ci troviamo in una fase dove ci sono questi licenziamenti che sono anche fuori legge, spiegato anche dalla ministro Gadolfo, che sono stati ratificati oltre i 120 giorni di tempo consentiti per il licenziamento e l'azienda invece continua a carrarmato. L'esasperazione negli occhi dei lavoratori coinvolti si vede, ma si vede soprattutto non solo nei lavoratori, nei 190 coinvolti, ma si vede l'esasperazione negli occhi di tutti i lavoratori che si sentono abbandonati e impotenti da
quando queste multinazionali fanno delle prese di posizione beffeggiando le leggi italiane e tirando avanti come treni. Il brutto è vedere, perché da delegato io sono in contatto giorno dopo giorno, siamo tutti i giorni, stiamo ai cancelli perché continua il picchettaggio, i blocchi sono ad oltranza, e ti giuro, è bruttissimo vedere la rabbia e l'impotenza negli occhi dei lavoratori. Alcuni di questi mi hanno confessato che non hanno avuto neanche il coraggio di dire a casa e ai figli: guarda, papà ha perso il posto di lavoro. Questo è bruttissimo perché poi ti senti le varie storie che la legge italiana non permette, perché ci sono delle restrizioni, un periodo di pandemia dove ci sono stati tanti morti, viene già in barba a quelle che sono le situazioni a livello nazionale, a livello mondiale, problematiche di pandemia, va avanti con un treno, con il proseguire i licenziamenti, e questo ti fa ancora più rabbia. Ma Poi voi vi siete rabbia ancora. posti l'interrogativo del perché, diciamo, repentinamente, all'improvviso, tutti gli impegni che erano stati presi e sottoscritti, comunque con i sindacati, con le istituzioni, ad un tratto ha cambiato questo atteggiamento comunque ai tavoli? Vi siete posti questo problema, al di là delle emergenze Covid che, diciamo, è calata su tutti i settori, su tutte le attività produttive e commerciali, lo sappiamo, stiamo vivendo un momento difficilissimo, però repentinamente c'è stato questo, diciamo, questo cambiare comportamento, anche in virtù del fatto che comunque aveva trovato delle istituzioni dalla parte, diciamo, di trovare una quadra in questa cosa, no? C'è stata sempre la massima disponibilità. L'azienda, voglio credere, perché lo ha sempre ripetuto, l'azienda continua a dire, ha sempre detto che per in Jabil non c'è tra i lavoratori consapevolezza del problema occupazionale, della crisi e quant'altro. Però ti devo dire che questa è una denuncia che fa l'azienda, quella della non consapevolezza, che rimando al mittente. Perché? Perché se vogliamo iniziare dall'ultima acquisizione fatta, dove ero coinvolto io in prima persona, eravamo ex Ericsson, e parlo di aprile 2015. Nell'acquisizione ai tavoli ministeriali, la stessa Giabilo, lo stesso Cillo, amministratore delegato dell'Agenzia della Gebil Italia, dichiarava piani fantomatici di rilanci di settori di vario genere, dal medicale all'elettronica più spicciola, ai ponti radio e quant'altro. Quindi spaziava, mostrava un ventaglio di opportunità infinito. Però poi ecco qua, questo è il 2015. Al 2016, per questioni di cost reduction, inizia a tagliare sia sul personale che su location e quant'altro, chiudendo alcuni stabilimenti, fabbricati. E ancora ci può stare. Continua con l'insistere che deve fare Questo, cost scusami reduction. Antonio, in che anno è quello che stai dicendo? Più o Stiamo meno di che anno dicendo stai che parlando? 2016 dicembre è stata fatta la fusione da una NewCo, che era la Gebl Circuit Caserta, controllata da Gebl Circuit Italia, Scusami se ti interrompo, ti ho fatto questa domanda precisa perché ovviamente ci commentano e c'è qualcuno ovviamente che semplicisticamente addossa le colpe al governo attuale, il signor Ciro Pagana, giusto per spiegargli che le dinamiche purtroppo difficili che vive Jabil si protraggono probabilmente da 10 anni almeno, almeno 10 anni. Jabil inizia in Italia, se non ricordo male, nel 2001, e ha chiuso Cassina dei Vecchi e Milano nel 2000, 2001,
2007, 8, non ricordo, 11, quindi erano periodi dove non c'era questo governo. Jabil è storica nell'andare avanti con acquisizioni e tagli di personale. Quindi ecco qua, pure per questo arriva il lavoratore si sente impotente, proprio perché nel frattempo ci sono stati tanti tagli. Ogni volta che ha presentato dei piani industriali sono sempre stati presentati là giusto per qualche slide, però poi nel concreto ha chiesto riduzione del personale. Adesso si è arrivato al tal punto che, considerando da 850 che eravamo nell'accordo di fusione, i dipendenti a cui faceva pure riferimento Enzo, con la saturazione con le supero di 250 persone e la saturazione, l'impegno di saturare 600 persone, sono andate via nel primo step che iniziò come reindustrializzazione. Andarono via 130-140 persone. Successivamente in questa fase sono andate via 160 persone e stiamo parlando che l'azienda ci sta dicendo che dovrebbe saturare 350 lavoratori, che poi con il Covid già si è anticipata con il lavoro, lasciami passare il termine, perché per chi vive la fabbrica già vedeva all'interno prima del Covid una saturazione di organico intorno alle 200 unità. Quindi il Covid potrebbe essere l'ennesima scusa per poter fare sia continuare avanti con i licenziamenti e richiedere poi altri ammortizzatori sociali con la scusa dell'emergenza sanitaria. E quindi voi attualmente, nel frattempo, comunque, così come si spera, perché il ministro si è attivato anche ieri e il sottosegretario Todde per cercare di interloquire di nuovo con questa multinazionale per riportarla ai tavoli, e sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo in tal senso. Voi al momento siete in presidio permanente fuori ai cancelli dell'azienda, continuerete. Noi siamo in presidio permanente fuori ai cancelli in attesa che arrivi qualche ritorno, perché apprezziamo le posizioni del governo, della ministro Catalfo e della sottosegretaria Todde, che stanno comunque lottando nel cercare di portare al tavolo questa multinazionale che sembra scappare e fare il bello e cattivo tempo. Ti racconto un aneddoto nella nottata della 73esima ora di trattativa. Quando l'azienda stavamo trattando e l'amministratore delegato ci fece presente che non aveva più mandato a proseguire la trattativa e quindi avrebbe lasciato il tavolo, disse che gli era arrivato una mail. Dopodiché la mail era arrivata, la ministro chiese di contattare con il componente del consiglio di amministrazione, e l'amministratore delegato disse: non dobbiamo disturbare, stanno con me. Questo accadde in concomitanza a dei malesseri che avvennero in fabbrica con i lavoratori che stavano in presidio. Ci sono stati dei malori, perché poi comunque capirai, la tensione ha i limiti di sopportazione, i pianti, i pensieri che ti portano al futuro di non percepire, con la preoccupazione di non percepire più uno stipendio, corsero delle ambulanze. Devo dirti che la cosa che mi ha sorpreso e ci ha fatto piacere, e che anche terminata la videoconferenza, il ministro Catalfo si mise in contatto, si fece dare qualche numero di cellulare, chiamò un collega della RSU chiedendo come stavano le persone in fabbrica, e ti parlo che erano le 2:30 di notte. Le 2:30 di notte chiamò col sincerarsi se come stavano le persone, l'ambulanza, che cosa era successo,
e ci diede la sua massima solidarietà e si prese l'impegno anche telefonicamente, quindi ti racconto che era privata la telefonata, ci disse di dire ai lavoratori che sarebbe stata con noi fino alla fine e che non si sarebbe tirata indietro neanche per un istante. Ovviamente però capirai che da martedì alle 2 di notte ad oggi, che di movimenti sono ufficiosi e di ufficiale ancora non si vede niente, comunque i lavoratori aumenta ancora di più la tensione, la preoccupazione e il timore di essere stati lasciati in ballo, in balia dei licenziamenti, ed ecco perché qualcuno potrebbe attaccare il governo. Però io ti dico che la ministro chiamò e a me personalmente fece enormemente piacere. Quindi questo è. Grazie Antonio. Ovviamente ribadisco, c'è una massima disponibilità e massima attenzione, è anche confermato dal fatto che al tavolo c'era il ministro stesso, sia il ministro che il sottosegretario, perché questa, come quella anche Whirlpool, è una delle vertenze che in Campania, voglio dire, ma in Italia è tra le priorità assolute da affrontare e cercare anche di risolvere, perché ovviamente non è facile. Esistono comunque le leggi e noi ci possiamo appellare alle leggi esistenti, ma spesso queste multinazionali così grandi forse credono di poter fare come vogliono anche nonostante quando le leggi dicono diciamo altro. Ci auguriamo che possano tornare ai tavoli, ovviamente, che possano iniziare a riprendere la trattativa lì dove si è fermata, perché credo che con il buon senso e con il dialogo, anche quando ci sono delle difficoltà palesi, si possa, diciamo, trovare una soluzione. Gli strumenti ci sono, la disponibilità c'è, il governo c'è perché il ministro è in prima linea. E voglio dire, speriamo che la cosa a stretto giro possa tornare sui tavoli. Ma giusto per aprire una parentesi su un altro argomento, perché il signor Luigi Limatola, che conosco, scriveva continuamente sul bacino di crisi di Caserta. Allora, giusto per fare questa parentesi, noi abbiamo incontrato queste persone qualche mese fa insieme al deputato Giuseppe Bompane e al senatore Santillo a Caserta, e da quel momento in poi ci eravamo dati l'impegno di andare in regione e depositare un atto per chiedere il riconoscimento del bacino di crisi del Casertano, per anche riconoscere queste persone, ex lavoratori, diciamo, fuoriusciti da vari siti produttivi, e per cercare poi di agganciare a questo bacino delle politiche regionali di rilancio attive e di inserimento. Questa cosa l'abbiamo fatta. Ovviamente noi siamo opposizione, con questo non è che, diciamo, mi voglio scrollare da dosso da responsabilità, noi ci mettiamo l'anima per cercare di risolvere le cose. A livello regionale, quando la competenza è regionale, noi ci attiviamo e scriviamo con atti istituzionali, con interrogazioni. Tra l'altro, avevamo anche in mente di chiedere un monotematico ad hoc su questa genere di vertenze che si protrae ormai da numerosi anni. Ci sono tantissimi bacini di crisi che si sono venuti a creare negli anni, proprio perché la politica da questo punto di vista non ha mai pianificato. Io dico sempre questo, al di là della polemica a destra, sinistra, centro, bandiere politiche e quant'altro, è mancata negli ultimi 20 anni proprio la pianificazione industriale e il rilancio del territorio. Queste cose qua si programmano e si prevedono anche ogni volta che si fa il bilancio, ogni volta che si fa, diciamo, si traccia anche il bilancio di previsione con degli stanziamenti ad hoc sugli investimenti. Questa cosa non è mai stata fatta, si è sempre vissuto alla giornata, e quindi per questa ragione noi ci troviamo oggi con un sacco di situazioni che già bollivano in pentola e che stanno per esplodere. Cose che sono rimaste senza una risposta dal punto di vista politico per anni, per anni. Ed oggi noi, con tanta buona volontà, con tanti sforzi, con tutto quello che possiamo fare da opposizione, stiamo cercando di fare. Dall'altro lato ci aspettiamo e ci auguriamo che
dopo 5 anni ci possa essere almeno un dialogo, perché noi chiediamo almeno di dialogare con chi oggi sta al governo di questa regione e che al di là dei proclami e degli spot almeno si possa sedere ai tavoli per trovare insieme una soluzione. Quindi abbiamo delle proposte, le abbiamo già depositate, dall'altro lato però le risposte tardano. Questo è giusto per dare una risposta rispetto a quello che è stato fatto, rispetto agli impegni presi con queste persone. Scusami Antonio, ci avviamo verso la chiusura, quindi abbiamo capito che questa è un'avvertenza molto complessa, che si è compromessa nell'ultimo tavolo a causa di un atteggiamento che è cambiato, un atteggiamento che sembrerebbe andare in contrasto con le normative vigenti, e quindi il ministro sta facendo valere quella che è la legge e quello che è il buon senso, perché non deve mai mancare il buon senso sui tavoli. Per cui nulla, so che voi continuerete fino a che non ci sarà questo nuovo tavolo a tenere alta l'attenzione. Noi a livello regionale possiamo ovviamente spingere affinché questa cosa accada nel più breve tempo possibile. Ovviamente il tavolo si terrà quando la multinazionale dirà di venire ai tavoli, altrimenti sarebbe un tavolo monco, sollecitare un tavolo senza la parte ovviamente che oggi serve, è indispensabile per cercare di continuare il discorso, con l'augurio che questo ritorno al tavolo possa poi essere il preludio della costruzione di un percorso, cioè capire se ci sono degli esuberi, se ci sono delle realtà campane, italiane, che vogliono subentrare anche con dei piani però aziendali che siano lungimiranti sul territorio, per cercare di capire con gli strumenti esistenti se questa cosa si può risolvere anche in questi termini. Ovviamente noi cerchiamo sempre di dare voce ai lavoratori, alle rappresentanze, a chi si batte per questi temi. Qui siamo opposizione, al governo siamo al governo, cioè come Movimento 5 Stelle abbiamo i due ministri che si danno tanto da fare in un momento che è difficilissimo. È inutile nasconderci, perché è difficilissimo ancora di più dal fatto che è arrivata questo tipo di emergenza, siamo alle prese con questa situazione che è mondiale, un paese che già viveva dei problemi atavici che conoscete bene, quindi di debito pubblico, di burocrazia che come una zavorra rallenta un sacco di cose, rallenta per esempio anche il pagamento di soldi che già sono stanziati come la cassa integrazione, tutti questi lacci e laccioli burocratici, la regione che deve andare a vagliare alcune pratiche, poi le deve mandare all'INPS e poi c'è il pagamento, è tutto il paese Italia è un paese da riformare totalmente, e ovviamente stando al governo ora ci siamo noi insieme ad un'altra forza politica da 2 anni intervallati da una crisi che ha visto cambiare la compagine al governo, da una pandemia tuttora ancora purtroppo in essere, quindi siamo stati anche sfortunati sotto questo punto di vista nel processo di riforma che stiamo mettendo in campo. Ci auguriamo che vi possano essere in tempi stretti dei periodi più sereni per poter continuare questo tipo di lavoro che stiamo mettendo in campo. Da parte nostra c'è il massimo sforzo, la presenza fisica, saremo sempre in prima linea per cercare di tutelare i lavoratori, le imprese che hanno un piano per restare in Campania, in Italia, chi ha la buona fede, la buona volontà, il buon senso, troverà sempre dall'altro lato il Movimento 5 Stelle ad ascoltare e a mettere in campo gli strumenti esistenti per accompagnare questi processi verso la tutela occupazionale, verso anche degli investimenti per aiutare gli imprenditori che vogliono insediarsi o vogliono ampliare la produzione qua in Campania, perché ricordiamolo sempre, ci deve essere un doppio binario, da un lato garantire i lavoratori, dall'altro però fare in modo che le aziende possano recuperare ossigeno, qualora però alla base c'è un piano
che prospetta più lavoro, che prospetta più benessere per il territorio. Quindi se c'è questo, è giusto anche mettere in campo aiuti quando c'è questo. Perché in questi anni abbiamo assistito ad aiuti che non hanno portato a nulla, aiuti dati senza però, come scriveva pure qualcuno, andare a controllare quegli aiuti pubblici cosa andassero poi a produrre. E il caso per esempio come Giabile di Whirlpool, faremo una puntata ad hoc con i lavoratori anche di Whirlpool, che ho seguito ormai è un anno oggi dalla vertenza, diciamo, dall'apertura della vertenza Whirlpool. È il caso emblematico dove la multinazionale viene, diciamo, in sede del Ministero del Mise, firma degli accordi, sottoscrive degli impegni, dopodiché, dopo qualche mese, cambia idea perché rivaluta quella situazione e dichiara che quel sito non è più sostenibile e quindi dichiara di volersi praticamente disimpegnare da quel sito. Quindi abbiamo 400 persone su quel sito, tutto un indotto. È un problema enorme, è un problema enorme da gestire a livello di governo, da gestire a livello politico, tenendo conto anche dello scenario, quindi di quello che accade nel mondo, nell'Europa, insomma delle leggi vigenti. Qualcuno oggi ha dichiarato, qualche senatore di un'altra forza politica, che si farà portavoce di una legge per contrastare il fenomeno che vede queste multinazionali venire in Italia, accedere ai fondi pubblici e poi andare via. Probabilmente ha dimenticato che questa legge già esiste, non è un problema di risorse e di soldi, questa legge già esiste, è insita nel decreto dignità. E per aggiungere questa cosa, che dico in maniera molto, senza fare polemiche al senatore Ruotolo, questa cosa, questo spirito di cose, io l'ho inserito in una proposta di legge anche regionale che ho depositato quasi un anno fa e a cui né il PD, né Forza Italia, né le altre forze politiche hanno mai voluto avviare un iter, un tavolo di discussione. Come vi dicevo, serve dare una mano agli imprenditori che vogliono investire e creare ricchezza e lavoro, ma dall'altro lato però dobbiamo pure andare a contrastare con dei paletti chi pensa di venire qui, di accedere ai soldi, poi finiscono i soldi e di andare via magari nei paesi dove la manodopera ha un costo più basso. È quello che sta succedendo a livello mondiale, europeo, insomma. Abbiamo dei competitor che stanno ammazzando il nostro mercato, quindi è un interrogativo questo da accendere a livello neanche più italiano, ma europeo. L'Europa come si vuole difendere da questo tipo di politiche mondiali? In che modo? Questo è l'interrogativo più grande. Poi possiamo scendere man mano sul locale, ma se non sciogliamo questo nodo si fa demagogia soltanto strumentale, politica, a cui in questi anni, voglio dire, abbiamo assistito in maniera, diciamo, ormai siamo sazi di questo tipo di politica. Dobbiamo guardare le cose con concretezza, secondo me, e con la serietà anche di dire la verità delle cose. Questa oggi è la verità delle cose, la difficoltà che si sta vivendo. E nessuno al governo avrebbe potuto fare meglio di chi ci sta oggi, che ci mette la faccia, che cerca di mettere dei paletti, che cerca di riportare costantemente queste aziende ai tavoli con gli strumenti che ha a disposizione. Quindi io veramente vi ringrazio per il contributo che avete dato a questa discussione, per aver inquadrato il problema, per aver fatto un'analisi dettagliata della situazione, anche perché so bene che voi siete tra quelli in prima linea, voglio dire, a parte che ci conosciamo, ma ho visto proprio in questi giorni che eravate presenti ovunque, anche agli stessi tavoli. Quindi veramente vi ringrazio e la cosa che posso fare io è quella di spingere verso, diciamo, la convocazione di questo tavolo. Ma questa spinta ovviamente è subordinata al fatto che la multinazionale ovviamente accetti questa cosa, così come ci auguriamo e così come credo debba avvenire a stretto giro. Ci aggiorniamo ovviamente in questi giorni, faremo un altro tipo di collegamento per aggiornamenti in modo tale da informare pure chi ci segue di questa avvertenza e vi ringrazio e vi auguro buona serata e buona domenica. Grazie a te Gennaro, grazie, grazie buona a serata. Te. Ciao Antonio, ciao, 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 ciao Enzo.